buongiorno cari, buona giornata, buon venerdì. L'ultimo, l'ultimo venerdì di agosto. Allora, scusa un attimo. Dove vai? Scusate. Smonta tutto. Scusate. Ah, già, la giacca di scena. Allora, ultimo venerdì di agosto, oggi ne abbiamo 28 e Double News come sempre trasmette dal Meccanico Caffè in via Kenna ad Alessandria. E subito, mentre in caso volevo dirvi che è l'ultimo giorno della giacca di estiva. Estiva, a meno che non succeda, sì, perché nel weekend arrivano i temporali. Ah, ok, quindi finisce l'estate. Il pimino con quello alto. No, penso che passerò a una via intermedia. Ah, quindi sì, dei gilet di piumino. Per il pancino sempre. Ah, sì, per il pancino. Per il pancino. Vabbè. Pancino. Between the sheets. Cominciamo già di più. Un giorno difficile oggi. Eccoci qua. Questa mattina c'è un'ottima temperatura, il tempo è sereno, penso che le giornate saranno ottime, come o almeno oggi sarà ottima come aveva fatto ieri, però il weekend viene dato per il peggioramento come temperatura. Quindi, temperatura, tempo, mamma mia, cosa combina? C'è il temporale già in corso? Sì, ma guarda, Giovarossi è arrivata al numero uno. No, grande Giova. Sei la prima, lo sappiamo. A forza di battere il tempo. Serena Tettoni, anche buongiorno a te. Serena, anche lei, sì. Lei, lavorando all'ospedale, è pronta al mattino presto. Ok, dai ragazzi, Corriere della Sera, quella pagina, ecco qua. Eccoli. Buongiorno al Presidente e la stampa. Nonché fresco di edicola. Esatto. Il piccolo. Vedete che ti piace fresco di edicola? Mi piace più fresco di stampa. Fresco di rotativa. Fresco di stampa, si diceva una volta. Sì. No, abbiamo i segni in più perché abbiamo degli ospiti. Abbiamo due ospiti che sono. Questa mattina arrivati ma si stanno caffettando. Parleremo di sport questa mattina, quindi non ci abbandonate perché sarà molto interessante, sport locale, ma sapete che noi siamo... Patrizia Garrone, Maurizio Mensi, Pierangelo Corino, insomma siete già tantissimi. Davvero, ci fa piacere. Adesso noi siamo un po' imballati stamattina perché ieri sera abbiamo fatto una seratona, sì. Anche se non piace a una mia amica che era presente ieri sera, dice ma come mai dici sempre seratona? Perché quando lo è, hai due buoi, sì, al garden dei due buoi. Era per i swing ieri, quindi non poteva essere attenuto. Chi non c'è non sa quanto ci si diverte. Esatto. Chi non c'è non sa quanta bella musica mette il nostro DJ Flam. Ieri ci siamo giocati. Allora, è stato interessante, dovete venire a trovare ragazzi, qui. Noi vi aspettiamo, bisogna prenotare, potete telefonarci, scrivere. Il martedì e giovedì andremo ai due buoi, insomma. Ci saremo sicuramente fino alla metà del mese, quindi e forse anche oltre. A meno che il tempo non peggiori grandemente, ma ieri c'era stata una temperatura meravigliosa, quindi direi certo. Si stava veramente bene. Ok, rapidamente, prima di incontrare gli ospiti, il problema più grosso per il governo e per l'Italia, soprattutto purtroppo con questo governo, è quello delle scuole. Tutta l'Europa è ripartita, noi siamo lì che decidiamo ancora la distanza, le mascherine, quanti medici si metteranno in malattia, cosa succederà. Sarà da discutere. Continuano le riunioni, hanno avuto giusto 7 mesi per... Allora, eccoci qua. Come vedete, hanno un fisico che... Ciao, Diego. Ciao, buongiorno. Vi mettiamo uno qui o uno là? Ci dividiamo, dai. Ecco. Allora, vedete il fisico che... i capellini all'Alessandria. Ecco. Bravo, eccolo qua. Bene. Poi noi abbiamo anche un pallone in memoria di una vittoria storica. Quindi... Io me lo metto già in testa così sì, so che non sbaglio. Assolutamente, io invece lo metto avanti e faccio vedere agli amici e resta lì. Allora. Gira, giusto. Allora, tanto poi lo riprendiamo con la telecamera. Allora, avete visto dal fisico degli amici che non giocano a freccette.
Niente freccette. Beh, Diego gli è neanche stato cricket, con lui, quindi... certo. Neanche cricket e poi Diego. Ormai, cioè, diciamo che più che giocare noi facciamo solo più da coach. Coach e sostenitori, e più che altro portiamo avanti la tradizione che qualcuno ci ha trasmesso tempo addietro, allora adesso sta a noi portarla avanti in città. Certo. E praticamente stasera parte la nuova stagione dell'Alessandria Rugby, Alessandria Rugby che in parte leggermente si è staccata dal Monferrato, quindi dalla, okay, dalla franchigia che c'era fino allo scorso anno. Collaboriamo sempre, siamo sempre assieme contribuendo con l'alimentazione, okay, di giovani, l'under 18 viene fatta assieme, però abbiamo voluto riportare al DLF sotto il cavalcavia, diciamo, la palla ovale che l'anno scorso era ferma per quanto concerne il discorso della squadra seniores, c'erano solo i ragazzini che sono sempre tanti che popolano il campo. Infatti volevo poi parlare, ecco. Vi faccio spostare tutti qui, sì, 10 centimetri, così, sì, così lui resta, sì, ma ancora, okay, ecco qua, esatto, in tutta la sua bellezza. L'avrei tenuto, ma è un po' caldo. Sì. Si è spento l'amministratore. Ecco, dicevi che... Quindi niente, abbiamo, grazie al presidente Eugenio Barroni, abbiamo lanciato nuovamente questa scommessa di prima squadra, perché il prossimo anno comunque sono 75 anni di storia del club, e quindi 75 anni di storia dell'Alessandria, una cosa per noi unica, calcolando che abbiamo uno dei fondatori ancora all'interno del nostro gruppo. Addirittura? Sì, Ezio Zucconi, uno dei fondatori del rugby in Alessandria. E mi supporta? Sì, sì, oltretutto è capostipite di una famiglia di giocatori di rugby, perciò non poteva fare altrimenti. Il figlio, il nipote, infatti il nipote è anche il nostro direttore tecnico, oltre che essere stato un giocatore. E quindi voi, la vostra base adesso è il DLF, cioè l'area DLF, il campo storico per gli alessandrini del rugby, perché quasi tutti siamo fermati almeno sulla strada a vedere una partita. Certo. È comodo anche il passaggio, si riesce a vedere. Di solito la tradizione vuole che ci si ferma a vedere quelli che si azzuffano, no? Perché insomma anche la cultura dello sport del rugby in Italia purtroppo è ancora un po' in fase di evoluzione, diciamo, sì, anche se negli ultimi anni è assunto proprio a dei livelli più importanti. Sì. Adesso il rugby è valutato veramente come una disciplina, anzi il quarto tempo, quello che voi fate, il quarto tempo è forse la peculiarità in questo momento vostra, perché gli altri lo fanno così, invece per il rugby è il terzo tempo. Il quarto è bere la birra. Il quarto è già il terzo. Il quarto è quando non ti basta il terzo. Io giocavo a basket, quindi il terzo tempo non andavi a canestro. Il terzo tempo è invece una cosa che viene comunque trasmessa dai bambini, ecco, perché alla fine si mangia, si beve insieme all'avversario. Certo, è proprio questa la differenza, no? E come negli altri sport che dicevano il terzo tempo del calcio, era soltanto un saluto, perché è totalmente diverso. Infatti. Lo spirito del terzo tempo invece è proprio la condivisione, no? Di stare insieme anche all'avversario. Ma è una cosa comune, perché un tempo fa sono stato in Irlanda e parlavo con un amico che mi accompagnava per il lavoro e mi faceva vedere un pub di fianco al campo di rugby, importantissimo, perché in Irlanda è importante. E faceva vedere qual era il campo, il bar dove andavano i tifosi a bere prima e a bere dopo. Certo. Cioè prima si scambiavano, poi diventavano nemicissimi a voce all'interno dello stadio, si gridavano dietro, poi insieme uscivano e andavano a bere commentando la partita insieme. Poi se noi avessimo giocato meglio, avremmo vinto. Esatto. Questo è uno spirito comune. Certo. È tuttora così, proprio anche da noi. Infatti è fondamentale per una club house, perché è proprio il punto, il fulcro dell'unione che sviluppa poi anche i genitori stessi, lo spirito della partita. I genitori stessi sono proprio parte integrante della società, perché danno una mano visiva e il terzo tempo lo fanno con voi. Scusate, abbiamo un mucchio di amici che si sono messi in contatto. Esatto, e tra l'altro appassionati di rugby anche, come Serena Tettoni, che dice mi piace il rugby, mi piace il terzo tempo. I nostri amici Sergio e Anna, buongiorno. Serata piacevole a Garden, molto bella la musica. Vabbè.
È diventata ormai una tradizione per Sergio e Anna. Patrizia vorrebbe vedere la diretta da Gallery. Ci stavamo pensando. Quindi chissà. Chissà che non facciamo una serata dove... Serena, Serena, piace, ecco. Il suo tempo ovviamente. E Mario Boglio con noi. Ne parlavamo prima. Ciao Mario. E Mario potrebbe portare tutta la squadra sul track. Sul track. No, questi sono grossi, metà squadra. No, partendo dalle giovanili. Ah, ok, quelle sì. Le giovanili dietro il track ha uno di questi track grossi, no? Della Ford. Sì, sì. E tutti in piedi per fare il giro del campo, salutare. Il giro della città. Magari lo facciamo a fine stagione, speriamo. Intanto hai detto, noi non abbiamo mai trascurato i giovanili, so che c'è una grande tradizione. Scusa, per dire che il fine campionato sicuramente sarà interessante. Sì. Vorrei solo ricordare una volta che sono venuti da noi che avevano un problema di partita, hanno vinto a partire, sono diventati numero uno, diciamo. Sì, esatto, l'anno scorso. Qua, al minimo qualche una figura. L'anno scorso e l'anno prima, è vero. Esatto, certo. Ricordo. E mi ricordo anche di una volta che avevate promesso di venire, non siete venuti e vi siete presi una parola. No, questo per dire, Presidente, lei sappia che se le promesse non vengono mantenute, No, questo era solo per dare così una... Certo. Inquadrare un attimo. Saremo presenti nel bene e nel male. Sempre comunque. Vabbè, è anche piacevole perché sui giornali leggiamo il calcio, il tennis, a volte il basket. Io mi sempre un po' relegato. L'ideale è venire come fate voi a raccontarlo. Certo. Ecco, questa idea di ripartire proprio... Ciao Ele. Ad Alessandria e con le giovanili. Allora, le giovanili giocano, iniziano a giocare con lo stesso, diciamo un po' con lo spirito della cantera, cioè adottano già gli schemi delle prime squadre. Non proprio, o, no. Beh, i più piccoli no, no i cioè, più piccoli è molto ovviamente l'unico. Si fa giocare. È l'unico, molto giocare. L'unico. Da quando si inizia proprio a fare rugby? Allora, diciamo che l'inizio è dai 6 anni, sì. Infatti noi abbiamo tutte le categorie dai 6, 8, 10, 12, 14, perché poi dalla 16 subentra poi un discorso comunque di un'altra sorta di franchigia più a livello alessandrino, una franchigia giovanile, territoriale giovanile. Esatto, comunque con Novi, con Tortona, con Casale, quindi lì c'è una squadra un po' più allargata, diciamo. Sì. Però per quanto concerne i bambini, ovviamente per fascia di età ci sono degli obiettivi, no? Certo. Sicuramente fino a 10 anni lo scopo principale è lavorare sulla loro motricità, certo. No? Sì. Che l'importante è creare degli sportivi, no? Che poi giochino col pallone ovale, che giochino col pallone rotondo, con quello da basket, sì, sì. Da pallavolo o si dedichino all'atletica, l'importante è avere della gente coordinata che a livello motorio sia pronta. E infatti quest'anno l'obiettivo è continuare a lavorare su queste cose qua e comunque la cosa bella è che ad Alessandria, come si diceva prima, questa tradizione non è mai stata persa, nel senso che comunque il numero dei ragazzi sta aumentando di anno in anno sempre in maniera importante, perché il discorso franchigia Monferrato era dedicato alla squadra seniores e la 18, quindi quei grandi, mentre il bacino, il vivaio, diciamo, ha continuato a vivere come Alessandria. Anche ragazzi. Perché ha un senso avere dei ragazzini averne in quantità per poi avere un futuro, una squadra seniores che viene attinta dalle nostre ragazze. Certo. Questo è fondamentale, anche perché aumentano i numeri, vuol dire che stiamo lavorando anche in un certo modo ed è molto bello. Il nostro scopo più importante è raddoppiare le under, perché non è facile, però il nostro scopo non è solo avere una prima squadra dopo anni, no, che non esisteva più in Alessandria, ma è avere proprio raddoppiare i bambini, i numeri dei bambini. Ecco, si è unito Massimo Sanna, che era un po' che non vedevamo, perché ormai da quando lui è in Liguria che fa bisbocce, sì, ci fa vedere delle foto meravigliose di questo stecco che c'è sulla spiaggia di Borgio Verezzi. Borgio Verezzi, sì. Da quelle parti. Cioè, lui ormai... vive di notte. Ecco, sì, vive di notte, è diventato...
speriamo che si faccia rivedere presto in zona. Comunque, ecco, comunque ti saluta grande Valdovino, quindi sì. E poi Eleonora, mamma mia, tra l'altro c'è anche Fabrizio Piccinino, si è unita alla signora del Monferrato, buongiorno, CNN, buongiorno. E allora volevo solo fare un'altra domanda, ecco, Massimo è uno di quelli che ha fatto anche un po' la storia, no, del rugby alessandrino assieme a te, sì, assieme a tanti altri. Sì, diciamo, ecco, che lui è stato un importante sostenitore, sì, in passato quando aveva appunto il locale ad Alessandria e comunque ha giocato comunque, no? Ma diciamo che uno dei suoi rammarici, se vogliamo, è che non ha mai giocato, no? Nonostante questo fisico poderoso. Ah, io credo fosse non ha mai giocato, molto legato al rugby, diciamo, che prima persona come aiuto. A noi negli anni passati non ci ha mai fatto mancare nulla, dobbiamo dire la verità, ha sempre aiutato anche a creare, sì, l'ambiente, sì, sì, era vicino, sì, è molto legato, e forse più rugbyista lui che non ha giocato che tanti altri che giocano. La passione poi, esatto, contamina. Quindi sicuramente un grande giocatore da terzo tempo, no? Come lui sul terzo tempo era il capitano, è imbattibile sul terzo tempo, anzi proporrei di fare una maglietta del terzo tempo con adesso ci pensiamo, Massimo. Ma io penso che a breve tempo qualcosa faremo sicuramente. Come terzo tempo, Come sì, come, sì, no, lo so, che aprirà lo Stecco d'Alessandria di nuovo, sì, in sì, una location centrale. Sappiamo, siamo informati. Massimo ci tiene sempre informati. Una domanda invece volevo farvi riguardo proprio ai giovani. Se ci vedono tante persone, un genitore o un nonno che ha un nipotino, magari un figlio che vorrebbe avvicinare, soprattutto proprio per la motricità, per la costruzione fisica dello sportivo, come può fare? È libera l'approccio, è libero per voi? Certo, per noi è liberissimo, cioè il genitore può portare suo figlio lì al campo, no? Dove c'è il cavalcavia, chiamato qui sotto del cavalcavia, sì, sì, zona sì, Cristo. Vabbè, abbiamo detto dov'è, quindi per lui, quello può portare benissimo lì, e lì ci sono dei tecnici, in base all'età che ha, e ci sono dei tecnici, noi abbiamo la fortuna di avere 2-3 tecnici per under, più abbiamo anche i preparatori atletici, chiamiamoli in questo modo, che sono laureati in ISEF, perciò per il bambino è fondamentale. Lui può iniziare anche a fare una prova per un periodo di tempo se poi si trova. Calcoliamo che il rugby è uno sport istintivo, sì, perché il bambino d'istinto prende, va con le mani, sì, perciò d'istinto prende quello, e la seconda cosa d'istinto che fa il bambino è aggrapparsi addosso all'altro, quello che è la palla. Perciò diventa quasi tutti bravissimi su tutti i bambini, perché loro sono proprio naturali, differenza di alcuni sport che invece predicono alcuni movimenti che sono quasi naturali per un bambino. Certo. Lui è seguito, ci sono gli educatori in campo, perciò nel momento in cui viene lì per farlo provare, chiede e può benissimo provare tranquillamente, il campo è aperto, non ci sono lucchetti, chiunque può accedere. Dico, tu a che età hai iniziato? Io purtroppo ho iniziato molto tardi, perché ho iniziato a 24 anni, nel senso che lo sport è sempre stato in famiglia e mia mamma ai tempi voleva che io non giocassi, perché bastava che tornasse la domenica segnata, già mio fratello diceva ti farai un altro sport, e quindi ho giocato fino a 24 anni a basket, iniziando nella mitica Unipol dei tempi, che era Unipol Basket 82, poi ho giocato a Castellazzo, finché poi nonostante mi trovavo benissimo ho fatto questo passo che mancava. Poi ho giocato fino a 42 anni, quindi fino al limite, perché c'è il limite di 42 anni. E dopo cosa succede? Scapole ammogliate? No, c'è gli old, chiamiamoli old. C'è un gruppo. Senti, allora, io mi propongo come allenatore di questa squadra old, sì, dove però facciamo giocare anche Massimo, perché vogliamo vedere segnato una volta, no? Che esca segnato, che gli fai uno di quei placaggi, che esca proprio segnato, cioè Massimo deve uscire leggermente, poi terzo tempo sappiamo amici che come lì, prima lì diventa red la situazione, però un minimo, no? Perché non è che gli può sempre andare tutto bene. Certo. Ha aperto sto locale giù in Liguria, un successo clamoroso. Ha fatto altre cose, il track
finché spopola, ha potuto muoversi, spopola ovunque. Allora, cioè, un attimo di calma, viene a giocare, gli troviamo due di quelli che lo... Sì. Io penso che è capace di difendersi abbastanza. Sì, no, ma diciamo che l'unica cosa su cui dobbiamo lavorare, che ne abbiamo già parlato, è un po' il fiato, perché non è la fase, la fase statica può essere... possiamo prendere invece che per lunghezza, per... Ma secondo me è già troppo. È già troppo, se non parte da larghezza. Un tavolo, forse sarebbe meglio. Subbuteo. Bene, salutiamo anche Giulia Mangiarotti e Rosalba Cugnolo. Buongiorno cari amiche. Iniziamo a raccontare anche due storie di... perché è quello che noi facciamo tutte le mattine, no? Scuola, la fuga degli insegnanti. Ecco, questo mi piace molto, perché così finalmente... perché vanno in fuga. No, ma vanno in malattia, quindi paghi lo stesso. E poi restano i buchi nelle scuole. Scappano tutti in Tunisia dalla da Patrizia. Patrizia ne recupera, gli fa un corso di aggiornamento e ne rimandi indietro. È che sale il becco e gli rimandi dietro col balcone, quindi lui deve entrare, quindi lascia stare. Ne abbronzo un attimo e tornano indietro a bronzo. Gigino, ecco. Allora, io volevo sapere da te, che sei un uomo sempre molto informato, ma Gigino, gli hanno dato un po' di lucido in più? Ha dimenticato la crema solare, è andato in barca perché lui può, solo che essendo un po' parvenu si è dimenticato la crema solare e si è bruciato. Questa era dove l'hai letto, su chi? Donna moderna, da Gospia. Da dove arriva questa cosa? No, ma è evidente, bruciato così, ma neanche quelli che arrivano col balcone, non so, dai, quindi è andato. Buongiorno anche a Marietto, anche Marietto potremmo far venire nella squadra. Marietto lo vedo bene. Lui arriva con l'Harley, fa un po' di rumore, spaventa tutti. Va bene. Questo è uno dei problemi che abbiamo in Italia. Ecco, la fuga degli insegnanti, questa è una cosa che mi piace però. Ma ne parleremo molto tempo, perché sembra che molte regioni sposteranno l'inizio delle scuole, per cui... Aspettano i banchi. Prego? Aspettano i banchi. Sì, probabilmente a fine ottobre, manderà i banchi, se non arrivano andiamo avanti. Domanda invece, allora, con i nostri amici, parliamo di scuole, parliamo di giovani, avete dei, ecco, per il reclutamento, tra virgolette, dei ragazzini, fate anche incontri nelle scuole, comunque siete uniti alle scuole, penso di sì, perché comunque è il bacino ideale. Ma allora, diciamo che stiamo definendo proprio delle figure che quest'anno si occuperanno del progetto scuole, che negli ultimi anni era stato un po' abbandonato, perché a livello federazione italiana è previsto proprio un protocollo con una figura specifica che si chiama responsabile sviluppo del TEB, che si occupa appunto di queste cose. Noi abbiamo identificato la persona, probabilmente saranno due, per cui un passo importante. E stiamo appunto definendo il progetto e poi verrà portato nelle scuole, anche perché comunque dobbiamo ben capire quali sono le regole di contagio e tutto, così come anche sul discorso del campo la federazione ha definito dei protocolli di attenzione, il discorso docce, spogliatoio, tutto. Il test. Sì, il test, ogni volta che si entra nella struttura bisogna sempre misurare la febbre, annotare la presenza, eccetera, eccetera. E l'unica cosa che non ha ancora deliberato la federazione è proprio il gioco reale, cioè la partita. Si può fare l'allenamento, però diciamo che proprio le vere partite, quindi i campionati, non sono ancora stati definiti. Speriamo che effettivamente la situazione si stabilizzi a livello di sistema e non possa, diciamo, poi quindi creare... il campionato non è ancora stabilito quando la C2 diciamo. No, tutto, anche la Serie A, la massima serie, anche la massima serie, la federazione non ha ancora dato nessuna linea guida di cosa fare e quando inizierà il campionato e come verrà svolto. Addirittura non si sa neanche se dovessero fare una C unica o cambiano anche sistema di gioco, cioè viene modificato tutto. Però sono ancora tutti fermi perché aspettano il discorso del Covid, l'evoluzione. Sì, intanto l'evoluzione che, come dicevamo prima, è anche abbastanza aleatoria. A 15 giorni dall'inizio delle scuole, se leggete sui giornali, io sono già arrivato
a pagina 6 del Corriere della Sera sono 5 pagine di lamentele del fatto che non si sa nulla di come funzionerà la scuola, quindi figuriamoci se la scuola è quella che ha più urgenza nella programmazione. No, poi non dimentichiamo che 170.000 professori, quindi non proprio un po' per pochi. Pochi, a cui probabilmente bisogna aggiungere anche qualche maestro di scuola primaria e scuola di infanzia, hanno più di 62 anni e addirittura il 40% ne ha più di 55, cioè abbiamo un popolo di insegnanti anziani, sì, che quindi corrono maggiormente il rischio, se è vero quello che è, certo. E quindi cosa possiamo chiedere? Infatti questo dice: io se mi fai tornare in sicurezza bene, ma se non mi fai tornare in sicurezza io lascerò vuota la cattedra, mi metto in malattia, perché d'altronde è più facile prendersi una roba al milione anche lì, però voglio dire, no? Non è che è andato non sono andato da nessuna parte, no, lei che è andato, non tira fuori le cose, sono andato a cercare dei due buoi, no, e lì si mangia seduti, non si parla, non ci si, ecco, questo hai fatto bene a ricordarlo, non ci si congiunge, perché qualcuno mi ha detto: ma swing, perché si balla lo swing? No, no, non si balla, si sta seduti, si mangia, è lo spirito, si che sta con gli amici, è lo spirito della serata, anzi vi invitiamo martedì e giovedì sera, ecco, a fare un terzo tempo da noi alla Garden dei due buoi, c'è la possibilità di un aperitivo, una cena magari anche veloce così, o un dopo cena con un bel bicchiere, una bibita, la musica la mettiamo noi, se volete venire, ecco, si fa piacere venire con noi, però lì si sta seduti, cioè non si balla, non si fanno le biglioni, si può chiedere la canzone del disc jockey, ma che non sia reggaeton, perché non lo metto, con calma, poi non lo metto reggaeton, sì. Però ecco, quella è, da noi si fa così. Ieri è cresciuto il numero di contagi a 1411, però ovviamente io non ho ancora capito, nessuno me l'ha spiegato, perché ci sono anche 250 tra guariti e defunti, non so perché vengono calcolato con i contagiati, però diciamo che comunque... Ah, è tornato anche Piero Martini, buongiorno, buongiorno. Oh, no, dai. Ecco, buongiorno. Hai visto? A volte tornano, eh? Sì. A volte tornano. Anche il giovane che partecipa, bene, va. Anche il Mario Faleone, lo so. Certo. Bene. Allora, succedono le notizie che... Allora, poi... l'accordo sui trasporti siamo a posto, ormai... Sì, all'80%. All'80% dei passeggeri. Sì, dipende poi dalle cose che ci sono, ma non importa, no? Infatti, no. Ecco, no. Domanda sempre agli sportivi. Adesso in America ci sono queste proteste per Black Lives Matter e quant'altro. Io ho fatto sport, ma all'interno dell'ambiente sportivo non c'è mai stata la competizione bianco, nero, verde, giallo, blu. Sei meridionale, no. Sei settentrionale, no. Si gioca e si sta insieme. Secondo voi è un simbolo questa cosa che loro fanno per gli altri, o effettivamente in certi ambienti sportivi magari di altissimo livello c'è una disparità? Io ho vissuto il rugby per 34 anni e l'ho giocato un pochino, diciamo. Sì, direi. E il mio ruolo era un ruolo un po' da gregario, un uomo da fatica. Il mio amico era un ragazzo che era albanese, che giocava con me. L'altro nostro amico era un ragazzo marocchino, sì, perciò abbiamo etnie totalmente diverse. Io penso che tante cose siano un po' strumentate, utilizzate per essere... per fare un po' audience, perché io non credo che quando uno gioca insieme possa avere un odio razziale nei confronti dell'altro. Anche più in America i neri, soprattutto nel basket, se non ci fosse con loro sarebbe una... Infatti, è un po' un campionato europeo. È un po' tutto un movimento, forse per i diritti che ancora oggi sono un po' vacillanti negli Stati Uniti, nei con loro confronti, e non solo negli Stati Uniti. Diciamo tra la popolazione. Certo. Quella è la notizia, perché ecco. È di ieri la notizia che l'NBA sta ferma per due giorni, la National Basket Association, il basket professionistico americano, che è guidato da LeBron James in questa sua protesta. E comunque è clamoroso, perché loro non si sono mai fermati per una questione extra sportiva. In questo momento si stanno battendo
l'ultima è la notizia di quel ragazzo al quale hanno sparato 7 colpi di pistola, dicono avesse un coltello ma non è neanche detto, nella schiena. Per cui sì, qualche discrasia c'è nei trattamenti, sì. Ecco. Ecco. So che questo la renderà piena di gioia e di allegria. O dobbiamo fare un rullo di tamburi, non so. La famosa fusione tra TIM e CDP, sì, sì. Per la rete, la rete unica, il progetto della grande rete unica. Diventiamo finalmente mondiali. Cioè facciamo una roba seria. Facciamo una roba seria, tanto la rete unica sarà divisa in due, diciamo in due pezzi. Uno che è open file arriverà fino al, diciamo, alla cassetta, all'armadietto che c'è sotto casa vostra, poi ci sarà una seconda società nella quale parteciperà KKR, ormai si è stabilito. E con possibilità di investimenti ulteriori, investimenti sulla rete, perché ne richiederanno, ma entrando dei partner importanti, parliamo di CDP, ma parliamo anche di altri grandi operatori, potrebbero diventare. Non ci sarà un controllo, almeno nella gestione, non ci sarà un controllo totale di TIM, no. Ma anche se le quote maggiori. Però non manderà la maggioranza dei consigli di amministrazione. Certo. Però voglio dire, un controllo allargato. Se la borsa ha applaudito. Applaudito ampiamente, certo. Io hai sentito ancora gli applausi? Sì, sì, mi arrivavo. Io direi che ha ragione lui, l'annuncio di Vladi, di Putin, è pronto a inviare truppe in Bielorussia, se lui decide di farlo va benissimo, io non bevo più il tè. Quindi direi che a me devi mettere quella robina in altra cosa. E si stanno muovendo le truppe russe verso la difesa di Lukashenko, si dice che ci sia un po' di interferenza da parte dell'Occidente su queste questioni, e Vladi, che ha sempre ragione, io direi che per non avere il pallino qui, noi siamo sempre d'accordo con Putin, perché sapete, sono quelle cose fastidiose, vai all'ospedale, è venuto il tetto, ha fatto male. Per cui se lui muove le truppe verso la Bielorussia è una cosa buona e giusta. Ecco, ritornando un attimo a casa nostra, beghe proprio tipiche da sotto elezioni, Lega svolta nelle inchieste di 49 milioni, ora spuntano i file eliminati da Bognardi, la procura scopre 30 operazioni riconducibili ai fondi scomparsi. Dall'altro lato indagava su Etruria, cacciato dal CSM, il PM di Arezzo vince e rivuole il posto, ce la fa, l'ex procuratore Rossi non era stato riconfermato per la consulenza con Palazzo Chigi. Mentre hanno detto che deve dimettersi il pluricondannato scelto dalla ministra De Micheli, sì, per il capo del consorzio della Basilicata. Sono andato in stupro, lo tieni lì proprio un bel soggetto. Domanda invece ai nostri amici, mi è venuto in mente perché ho visto della pubblicità, se qualche imprenditore, comunque qualcuno fosse interessato a mettere DAO, a unire la sua immagine alle vostre prestazioni, come può fare a contattarmi? Bene, avete una pagina? Sì. Allora, innanzitutto contatta la società, la segreteria, c'è anche il numero, noi siamo sul sito. Perfetto. Facciamo, sì. I dati sono lì, contatta la società. Quindi la troviamo. Si mette d'accordo con noi che cosa vorrebbe fare, se avere uno sponsor generico all'interno della squadra, se invece vorrebbe avere un nome importante sulla maglia, su un under, oppure su tutta la squadra. Certo. Ma anche soltanto essere amico, no? un partner economico, ci sono mille modi, comunque i nostri dati sono su... Allora anche noi saremmo un vostro partner, come media partner, noi stiamo mettendo in circolazione una tessera, tessera fedeltà, tessera forse E ci mandate poi il logo, così ricordiamo praticamente quando giocate,
che i risultati la domenica sera, una tesserina di questo genere, bella. In cui sono tutti dei commercianti, delle attività legate che fanno uno sconto a chi presenta questa tessera. Dietro c'è un codice ancora da applicare col telefonino e dà una lista di tutte le attività che aderiscono, aiutano alle Alessandria Rugby. Quindi i negozianti che volessero entrare in questo circuito vi chiamano, si mettono in contatto. E per loro è gratuito, non devono dare nulla, fanno tanto uno sconto a chi presenta la tessera, faccio per loro pubblicità. Voi darete comunque del materiale per mettere nel negozio per far sapere che il negozio infatti, è... Se e poi aveste modo di vederlo, vedete proprio la lista di chi c'è e che cosa offre. Ok. E la percentuale che fa. Si è unito e parleremo continuamente il nostro amico. Si è unito anche Maurizio Massara, ma è arrivato il momento del caffè. Caffè del Fagiotto, l'unico caffè che ci fa tornare bambini. Tac! Bambini magari no, dell'età giusta per fare un po' di meglio. Sì. Se vuoi ritornare a giocare? Sì. Dovresti farti una cura di caffè del Fagiotto. Di caffè del Fagiotto. E magari riesci poi a gambettare. È che lo trovi solo al Mecchioni Caffè. Sì. Devi venire qui durante il giorno, 3, 4, 5, 6 caffè. Uno dietro l'altro. Magari, a volte la cura anche dei termos, dei termos dove con la cannuccia puoi dire. No, ma al lato del campo, no? Possono mettere per gli over. Per gli over, come integratore. Sì. Parlavamo di sport, volevamo anche parlare dei migliori negozi di sport in Alessandria, che sono quelli di Arco Sport. Sono in Corso La Marmora, praticamente piazza Genova, sono due negozi, uno definito più sullo sport applicato. Quello vero. Quello vero, quello che si fa con la fatica. E poi c'è quello. E l'altro è quello che si fa alle sfilate. Un po' elegante, infatti Silvia si mette nella parte del Fashion. Silvia è già oltre il glamour. Sì, lei, l'ho vista ieri sera, aveva un completino sport. Perché ormai non abbandona più. No, infatti. È strano che non sia arrivata con un fuoriacqua. Io me la magari per uscire al negozio, perché è venuta anche lei al Marconi Garden. Quindi, Marconi no. No, scusa. Di un buon. Ecco, ma ho detto Marconi Garden perché un anno fa di questi giorni facevamo una bellissima festa in piazza Marconi con tutti gli amici della piazza, tra cui in particolare voglio ricordare il 31, esatto. un panozzo studiato e pensato come ripieno ovviamente. Sì. Dagli amici della bottega che è ancora disponibile, cioè che per chi volesse farsi un hamburger speciale voi chiedete un 31 e loro ve lo danno, è completo anche del contenuto. Rapidamente ancora, per chi deve portare tanti palloni, tante borse, tanti asciugamani per una squadra importante, deve andare da Resica, prende una bella macchina, magari un tank. Anche quei mini pugnini proprio. Pugnino, proprio lì nel Nissan fanno di tutto, quindi di tutto. È interessante, qui avete i figli da portare a fare allenamento, andate da Resica, vi prendete una macchina a 7 posti, quindi li caricate tutti solo, metà squadra li porta un genitore solo, un giro per volta, e ce la riusciamo a fare. Ancora, per mangiare qualcosa dopo, per nutrire gli sportivi che hanno bisogno di tante forze, per cucinare bisogna avere gli accessori giusti. Dalla coltelleria Boido, www.coltelleriaboido.it, in via San Lorenzo d'Alessandria, sul sito potete trovare tutto quello che è disponibile e vi invitiamo a vedere perché c'è... Ecco, per brindare quando si vince, ma anche per brindare se non si vince. Anche se per brindare, per terzo tempo. La cantina di Fontanina è l'ideale. Esatto, hanno delle bollicine di rosé magari che sarebbe il rosé se hai vinto, bevi solo il bianco se hai perso. Sì. L'importante è bere. L'importante è bere. Bere bene. E poi per festeggiare magari la stagione è andata benissimo, una bella cena. Ai due buoi. Ma il martedì e giovedì al Garden dei due buoi. Vabbè, quello durante la stagione. Ma io lo voglio sempre ricordare, perché il cuoco è lo stesso, è sempre lui. Sì, lui è diverso, l'ambiente è diverso, però per chi vuole fare qualcosa di più easy. Se volete comprare il banco al vostro bambino potete rivolgervi a Coach Arredamenti.
Il potere della squadra, abbiamo la sigaria che sta andando avanti alla grande. E noi ti prego la cartella anche. Abbiamo sigari anche a due posti. Diciamo se vuoi dare un contributo per la gamba da mettere di fianco, la gamba di legno, no? Come si suol dire. Non me lo dà il ministero e le ruote in autogestione. Ecco. Però è una bella festa, magari dopo che si è vinto una partita, si poteva organizzare un evento con dei Dabo. Certo. Vuoi poter mettere, noi ve lo consigliamo. Vogliamo la musica, noi ma tutto si pensa dei Dabo. Mettetevi in contatto con noi e si risolve. Allora, Giorgio Repetto, vabbè. Avete bisogno di una squadra, cioè di un... di uno spogliatoio? No, secondo me di un alloggio per questi nuovi grandi giocatori che arriveranno da Alessandria. Rivolgetevi a Giorgio Repetto, vi trova tutto quello che vi serve. Sì, e quindi anche se non ci sono problemi. Direi che trovate anche la Piacenza, anche per una squadra di rugby è in grado di fornire la location di Ale. E poi ancora per festeggiare sempre, perché noi vogliamo sempre festeggiare, facciamo un caso tempo allungato, sì. Alla Cascinotta a Oviglio, l'org turismo che trovate sulla statale verso Felizzano. Senti, beh, ma il vitello tornato di una volta che fanno la Cascinotta. Oh, meraviglioso. Ma ne hai portato via l'altra sera due scatole? Nella pancia, no, nella pancia lo vado tutto. Mi hai detto, lo prendo io. Infatti l'ho preso. Ah, lo prendo anche io. Finito. Anche me. Bravo, bravo. Ha capito tutto? Ma no, perché mi ha detto lo prendo io, allora io non mi sono osato a dire. Ne date un po' anche a me. No. Era lì, abbiamo. Poi andava male. Sì, bravo, sì. Vero, no? Sì. Gli sportivi sono avanti, Riccardo, tu. Sì, no, ma era. No. Ma sai, io ormai faccio parte del mondo degli old coach. Old coach. Vabbè, gli anziani hanno anche bisogno di qualcuno che poi che il loro futuro. Il loro futuro e le loro pensioni, e il CAF della CIA è l'ideale, certo. Può organizzare tutto quello che vi serve, sia per l'ISE che per le varie domande, potete chiedere, magari gli ex giocatori che sono 42 anni possono andare al CAF della CIA a chiedere la pensione. E poi Radio Alex potrebbe dare le notizie, i risultati e le notizie. Le notizie, Alex 89.9. Bene. Allora, ritornando a noi, grande seratona di Donaldo, che è stato accettato anche lui come ha già fatto Biden, di essere rappresentante. Rapidamente, ha commesso un reato l'altro giorno perché ha fatto politica nella Casa Bianca, che è vietato, sì. Cioè la legge Hatch del... buongiorno, America. Allora, scusate. Girala. Ah, certo. Se no, sembra di essere... no, scusa. Tu vedi Greta. Io vedo Greta, eccola qua. Eccola qua. Perché voi non lo vedete, ma lei riesce a sorridere anche da dietro sotto la mascherina. Grazie. Ovvio, sempre. Grazie. Senti, Greta, stamattina, cioè oggi a pranzo, chi viene qui, cosa mangi? Qual è il piatto che tu gli dici? Il piatto di Greta. Allora, patate di tonno, mamma mia, crema di zucchina, pomodorino confit, sì? E gnocchi. È buonissimo, io l'ho assaggiato l'altra sera, è una roba che si scioglie in bocca. Tanto nel leggero, fino a mezzogiorno, sono da mangiare, sì. Anche rapido. Sì, questo sì. È il piatto di Greta. Da che ora è Greta? A mezzogiorno e poi, a mezzogiorno alle 2:30-3. Ecco. Grazie. Quindi anche il tempo è lunghissimo, grazie Greta. Quindi il piatto di Greta, tataki, Sì. Non tataki, tataki. Sì, sì, va bene. No, no. Soprattutto di bassa lega. No, bassa lega. Di tuoi anni, diciamo. Adesso, adesso vi lascio prendere il caffè, intanto leggo la notizia e poi vi faccio una domanda. Perché... Renzi disposto a parlare di legge elettorale, contatti con Zingaretti, non vi fidate quello che dirà, poi al contrario, questo per esperienza. Continuano le indagini sull'incidente della DJ del figlio, emergono nuovi particolari che sono abbastanza inquietanti, diciamo, questo preoccupa abbastanza, è una cosa che ci lascia un po' così. Va bene. Vai. Io volevo chiedere a loro, visto che voi giocherete in C2 adesso, sì, partiamo, ecco, com'è la suddivisione, diciamo, della nostra area, dei campionati, delle squadre? Non lo sappiamo ancora, comunque in giro, più o meno la nostra C2 dovrebbe
svolgersi tra Piemonte, Liguria e una parte della Lombardia, però non è ancora purtroppo sicura. Sì. Però il nostro campionato è soprattutto Piemonte e Liguria, mm-hmm. e una punta forse della Lombardia, forse non ce la metteranno neanche. Verranno fatti forse due gironi in base al numero di squadre partecipanti. Okay. E poi i primi tre da una parte all'altra dovrò poi incontrarsi in un altro girone. E poi anni hanno fatto anche in questo modo. Ci si comincia a mescolare, certo. La squadra. E invece altre volte hanno fatto anche che è molto più complicato poi salire in questo modo. Per esempio, certo. Il primo che arriva, il primo magari va su diretto, o altrimenti si deve giocare i playoff per salire, ed è più complicato. Ecco, il cambio di categoria, cioè diciamo da C1 poi, vabbè, la B è già a livello internazionale, si allarga anche il territorio. Certo, certo. Quindi investimenti diversi, certo. Comunque sarebbe un impegno, più visibilità però. Certo, inizia a diventare anche più importante perché certo. Esci molto più spesso dalla regione. E rischi anche di giocare magari in Emilia oppure perché vai a toccare magari da Piacenza. Sì, dipende sempre come fanno i gironi, non è. Sì. Certo. Addirittura c'è un anno che C1 siamo andati a giocare in Sardegna. E poi ne abbiamo poi ripreso anche in Serie B dopo, perciò sì, diventa già impegnativo. Quindi un passaggio di categoria vorrebbe dire programmare già. Ma anche perché la trasferta in Sardegna per tutto il gruppo sono oltre 5.000 euro. Certo. Calcolando che è uno sport, tra virgolette, mettiamo l'amatoriale, ma perché, sì, okay, lo è. Diventa abbastanza impegnativo. Anche perché gli incassi da diciamo da biglietti sono infatti un cassone esistente. Loro non c'è più. poi lì loro escono sempre. Cavalcavia. Certo. Loro un sacco di trasferte. Certo. E hanno la fortuna che hanno una regione che li aiuta. Ha la fortuna di avere la regione che li aiuta. Allora, Bezos è saldamente il più ricco al mondo, ha superato i 200 milioni. Il più ricco della storia, non c'è stato mai nessuno. Il patrimonio. Neanche i re si girano così ricchissimi. E pensa che il secondo, questo sfigato di Bill Gates, è solo a 124,3 miliardi. E completa il podio Mark Zuckerberg, di cui non danno neanche la cifra perché si vergognano. Sì, sì, quindi deve essere a 50-60. Sì, 70. Poveracci. Sì, poveracci, sì. E guarda, non mi viene neanche di commentare. No, pensa che se dovessero sponsorizzare l'Alessandria Rugby, cosa possono dare gente così? Non ha niente. Quello che guadagno in un giorno. Adesso dare quello che guadagno in un giorno. Andremo avanti 10 anni. No, ti do un dato. 4-5 anni fa a Facebook è stata combinata una multa di 72 milioni dall'Unione Europea e statisticamente era quello che loro guadagnavano in 7 ore. Sì. Quindi puoi capire. Quello che guadagnano in un giorno noi faremmo un campionato per 20 anni, massimo livello. Andava bene anche solo 5 minuti di loro guadagno. Sì, 5 certo. Minuti, non è che devi mica tanto, no? Ti danno qualche voglio periodo. Salutare anche Piero Guadagnoli e Lori Maio. Ecco, una domanda. Negli allenamenti. Anche voi adoperate i droni come ormai va di moda nel calcio, che studiano le posizioni, le cose? Ma diciamo che al momento non abbiamo ancora fatto lo studio con i droni. Adesso che me l'hai detto ci penso. Ecco, però abbiamo lo studio l'allenatore insieme a Jacopo Zucconi, valuteremo questo aspetto. In America, nel film americano, hanno gli osservatori dall'alto, quasi come fosse un drone, perché vedono il movimento. E noi abbiamo il balcone, la balconata. Sì. Mettiamo sulla balconata. Sì, la balconata. Sicuramente i droni saranno droni, quelli che fanno sì. Anche proprio come persone umane. Droni. Sì. Va bene, allora vorrei dire che c'è il grande movimento nelle squadre torinesi. Nel frattempo Ibrahimovic ha firmato per una cifra ridicola di 7 milioni da 39 anni appunto dico, era eufemistico il mio e palla a terra, droni e colloqui, il toro del codice Giampaolo, speriamo di non fare la figurata dell'anno scorso. Allora dovrebbe partire il tour a breve
ecco, domani la prima tappa a Nizza, proprio per dargli un tentativo di sarà un tour stretto, insomma, soprattutto verso il sud, ho visto. Il sud della Francia, non fanno No, stanno tutto nel sud. Stanno tutto nel sud, arrivano solo ai Pirenei, poi li spostano con l'aereo, insomma. Invece Formula 1 vorrei far vedere questo. Leclerc ha preso la nuova Ferrari. Questa andrà un po' più veloce della questa macchina. Andrà più veloce dell'altra. Andrà più veloce dell'altro. Sì. Perché è un camion praticamente, questa è. Questa almeno è da corsa. Questi pedali sì, se ci dai dentro con questa vai. Certo. Con l'altra neanche quindi, ci dai dentro. Quindi complimentoni alla Ferrari che. Da 0 a 100 in un bel po'. Un paio di settimane. Secondo me lui se fa da 0 a 100, cioè se fa i 100 metri di fianco alla Ferrari. La lascia indietro. No, io ne sono convinto. Ecco. Allora, Mitus Alexander rapidamente, voi tutti conoscete TikTok, l'app che va di moda tra i ragazzini, sembrava dovesse acquistarla a Microsoft, ma è bella pesante come spesa, si è unita a Walmart. E parlano anche di Oracle. Quindi hanno bisogno di un bel po' di personaggi. Saluto Lorenzo Morandi, che ti passo davanti, se hai messo in contatto con noi. In questo momento un grande amico. Lo può far vedere comunque, mi piace tantissimo il logo? Sì. Te lo faccio vedere io. Oh, vabbè. Guarda, te lo faccio vedere io. Come vuoi. Devo fare con questa telecamerina sgarca perché il mio tecnico del. Sì, è in vacanza. Sì, il tecnico è in vacanza. Non vuole andare, non vuole spendere i soldi, è come il presidente della sua squadra, ecco. No? È un po' vaccino. Sì. Bravo. Continui pure così. No, che... è responsabile del materiale tecnico. No, continui pure così che non. No, per dire, no? Dai. Parliamo di piccolo, comunque di giornali. C'è o comunque comunicazione? C'è un modo di avere comunque i vostri dati? Diciamo in tempo reale, comunque i risultati, della partita. Oggi siamo. Sono sul giornale oggi, oltretutto. Sì. La pagina dello sport sotto i grigi, prima che i Gari si è fatto un bel articolo, come sempre. Due settimane fa eravamo sulla stampa, una pagina intera. Quindi, eccoli qua. Allora ragazzi, per chi volesse ancora approfondire il discorso che abbiamo fatto questa mattina, tenersi nel cuore questa nostra squadra e magari partecipare o ricordarsi del fatto che si può portare il proprio nipote, il ragazzino o anche solo andare a vedere la partita, eccolo qua, rinasce Ferrovieri, cuore grigio e palla ovale con la squadra che per noi è nel cuore. No, quindi, poi devo dire veramente il fatto che siete tornati lì, per gli alessandrini siamo ancora legati a questi piccoli simboli, certo, no? Certo. Che per noi sono importanti, e avere una squadra che gioca nuovamente lì. A noi ad esempio l'anno scorso abbiamo come Monferrato abbiamo sempre giocato ad Asti per con divisioni societarie eccetera, e diciamo che Asti, nonostante comunque abbia una struttura societaria e anche loro comunque sono presenti sul territorio già da diverso tempo, ma non hanno la stessa nostra affluenza come persone. Per dire, l'anno scorso quando c'era 100 persone a vederci, di cui metà di Alessandria, noi penso che qua una media di 200-250 persone sempre, penso che, spero, appena si potrà ripartire con il campionato, la prima partita che faremo in casa, che vi invito già. Grazie, ci saremo sicuramente. Secondo me vedremo di nuovo gli spalti pieni. Quando comunque questo prendete l'impegno e poi il cartello è sempre qui pronto. Quando ho lasciato il microfono. Quando avrete i dati riguardo campionato, quindi informazione campionato, date e tutto,
vi invitiamo per favore a venirci a trovare, venite qui da noi, certo. E lo presentiamo anche agli spettatori, perché certo, sarebbe certo. Bello avere magari 50 persone in più ogni partita, certo. Che vi vengano certo. A vedere, che commentino poi con noi magari lunedì, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ecco. Bello, sarebbe veramente bello. Sì. Abbiamo una comunità qui che è attivissima, ci scrivono, ci dicono cosa pensano, commentano quello che si dice. Prego. Allora, buongiorno, fai vedere il nostro amico che buongiorno. Anche stamattina si è collegato, dal di là della vetrata. Di là della vetrata, sì. Allora, una delle cose che mi ricordo, soprattutto nel Boba 4, è che molti rugbisti sono andati poi sì. A fare gli uomini del Bob, no? Sì, sono tutti due centrali. È vero. Ecco, questo è perché nel Bob c'è una forza di spinta. Perfetto, iniziale. Infatti se lei guarda hanno le gambe molto grosse, sì. Come rugbista, la spinta prevedibile degli ultimi 30 metri è importante, specialmente gli uomini di mischia. Sì. E cioè, quindi poi scatti. Possono andare bene anche per il Bob. Perfetto. Ecco. Tu hai mai fatto? Io non l'ho fatto. Io l'ho provato. Provato. Nell'anno in cui facevano i colloqui per il Bob, per andare alle Olimpiadi. Ah. E io ho fatto un discreto tempo. Infatti c'era mi aveva battuto Antonio De Santi, che conosciamo tutti, tanta roba, chapeau. E io però per la prima volta avevo fatto un tempo discreto e mi ricordo che c'era all'epoca un allenatore che diceva ma vieni a provare a fare Bob, vieni a provare, no guarda, atleticano che la mia squadra vuole che inizi a correre, visto che sono un pilone ciccione, devo iniziare a correre anch'io, altrimenti non gioco più, devo scendere di peso. Però è vero, molto analogo, molto, però che la spinta è quella, cioè, qui vedi esclusiva. Bravissimo. Sì. Cioè, la mischia è veramente mamma di non. Non ho mai avuto l'opportunità. No, ecco, la mischia l'ho sempre vista come una fatica terribile, cioè è una spinta forte, lo è. Poi quando sei in mezzo, che quelli dietro magari che sono grossi spingono, quelli davanti grossi spingono e tu praticamente diventi... Le prime linee sono quelle forse un po' più massacrate, quelle con più fatica, ma ci sono dei ruoli nella mischia che si chiamano seconde linee, che nessuno li guarda, tra virgolette, no? Certo. E sono quelli che fanno una grandissima fatica, perché loro hanno la testa in mezzo alle gambe di quelli davanti. Sì. In più hanno la spinta dietro. E questi spingono sempre. È come quello che uno che è chiuso in una stanza e non vede mai la finestra, cioè non vede mai la luce senza finestra, certo. È quello uguale. Però l'allenamento per riuscire a fare una partita, diciamo, di buon livello e con la fatica che si fa, deve essere abbastanza pesante. Comunque dovete seguire la parte fisica e la preparazione atletica in maniera veramente importante. Diciamo che diventa comunque importante strutturare gli allenamenti in una determinata maniera, suddividendo sia la parte tecnica che la parte fisica. E poi comunque gli allenamenti di solito vengono poi suddivisi anche a seconda dei ruoli, quindi c'è proprio un allenamento degli avanti che sarebbe il pacchetto di mischia, e poi c'è i tre quarti che invece sono quelli che creano il gioco più fluido, più veloce. Quindi anche proprio come formazione, diciamo, fisica, sì. C'è un allenamento diverso, poi si giocherà insieme con gli schemi, però la formazione esatto. Anche perché diciamo che questo discorso della mischia degli avanti hanno queste due fasi statiche, che appunto è la mischia quando ci si unisce e si spinge, e c'è quell'altra fase della rimessa laterale quando si solleva della tuscia. Quindi sono, diciamo, tutti comportamenti altamente tecnici, dove non basta sicuramente solo un discorso di forza, no. A seconda di come ti leghi, di come ti muovi, guarda, è fondamentale. Tutti gli sport, io ho fatto basket, tennis e kung fu come sport. Sì, comunque sembrano, visti così, io mi alleno e lo faccio. No, la parte tecnica diventa veramente preponderante. Certo, se tu vedi una partita di rugby, questi corrono con una palla. Calma. Cioè, la preparazione fisica, la preparazione atletica, la preparazione tecnica, perché infatti. Poi devi imparare certi movimenti, devi imparare di giocare con gli altri. Certo. Ma anche per attutire il colpo, perché poi alla fine è uno sport di contatto, certo. Perciò se sai come entrare eviti anche di farti dei danni, dei problemi fisici, perciò
è importante come cadere, come nel judo, come nell'arte marziale, sì, no? Se non c'è la parte tecnica. Anche in Kung Fu c'è delle lezioni specifiche proprio per cadere dalla parte che dalla è tornato con noi Gilberto Preda. Ma sei alle 8:30. Forse anche qualche minuto prima. Buon campionato agli amici del rugby. Gilberto sta pensando di fare una cittadella di un paio di milioni di ettari ha comprato la parte della Liguria, c'è un metallo della Liguria e ha pensato di mettere quella cittadella sugli Appennini. Tutti gli Appennini sono suoi adesso. Sì. Si è allargato un attimo, ma solo un attimo, 100 ettari, sì, alla volta, 100 ettari alla volta. Va bene, dai ragazzi, e noi ringraziamo gli amici della Rugby. Due cose, la maglia com'è? Allora, la maglia la stiamo ultimando perché volevamo fare un qualcosa di particolare per il 75esimo. C'era l'idea di riprendere una maglia degli anni 50, attualizzarla e stiamo definendo. La vedremo quando avrete presentato il campionato. Perciò se non venite, ricordatevi. Se non venite, noi non è che vi buffiamo. No, però è una mancanza proprio. Il pallone sarà sempre lo stesso? No, il pallone come forma sì. Cambieranno i simboli. Quindi aspettiamo il pallone assolutamente. Con la maglia, la firma di tutti i giocatori, e poi se volete portarci il capitano, portarci anche perché le signore poi apprezzano sempre. Ai giovani lo sappiamo. Sì, infatti. E magari quindi, qualche tecnico noi lo prendiamo volentieri. Allora noi restiamo con gli amici per dirci quanto prima, con voi invece restiamo con l'appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7:30. Vi auguriamo un buon weekend, ma vi diciamo soprattutto se volete un bambino fate l'amore, un giorno sì, un giorno no. Allora, dai, buon weekend, allora, arrivederci.